Amici di Yant, buongiorno e un buongiorno anche a due carissimi amici, innanzitutto il collega Giovanni Desideri che ringrazio perché già è stato ospite di Massimo Narcisi, che è il nostro diciamo fiore all'occhiello di Radio R9, anche perché l'ideatore del Marcuzzo. E il perché? Perché questi signori hanno già fatto un'oretta per parlare di questo referendum, era giusto che anche Yant parlasse di cosa sono delle cose. Ormai sapete tutti che ha vinto il no, quindi dopo quello che vi siete detti in radio, adesso anche in termini diversi, però penso che insomma ormai senza che ci giriamo attorno, questo è un qualcosa di eclatante, l'Italia ha risposto a pieno. Giovanni, il tuo parere? Beh, in effetti è stata una consultazione sorprendente, c'è stato un risultato non atteso. Negli ultimi giorni prima del voto si diceva che Renzi adesso ci crede, quindi praticamente c'era una possibile inversione di tendenza rispetto a tutti i sondaggi precedenti, quando si parlava del no in vantaggio, ma non si sapeva di quanto. L'opposizione era già pronta a parlare di brogli, a parlare di ricorsi possibili, soprattutto legati al voto all'estero, che è stato molto più consistente di quello che si era registrato in altre circostanze, quindi c'era stato un fortissimo incremento del numero degli italiani che dall'estero hanno votato. Quindi si pensava che questo dipendesse dalla lettera che Renzi aveva mandato a loro, agli italiani all'estero, c'erano già insomma pronte tutte le artiglierie possibili per poter contestare il risultato. Invece il risultato è stato schiacciante a favore della cosiddetta accozzaglia, definita in maniera simpatica, insomma ormai in Italia ridiamo di queste definizioni. Sentiamo dopo, torno con te Massimo, giustamente essendo anche tra virgolette politico, perché sei vice sindaco di Monsampolo, hai vissuto in prima persona questa cosa. Cioè, te l'aspettavi oppure fino all'ultimo hai sperato che l'italiano insomma ragionasse su quello che Renzi cercava di far capire fino alla fine? Ma guarda Carlo, intanto grazie per l'invito, per poter continuare a ragionare, perché lo dicevi, l'abbiamo già fatto prima in trasmissione con Giovanni, quindi è stato comunque un piacere ragionare su questa situazione che si è creata questa mattina per un voto che in qualche modo è andato secondo i pronostici, sicuramente non nelle dimensioni, perché sì, esatto, ci si aspettava, ecco, quei 4-5 punti percentuali già dati dai precedenti sondaggi di 15 giorni fa, però poi in qualche modo il no era in vantaggio. È chiaro, come diceva prima Giovanni, che magari negli ultimi giorni qualcosa sembrava, potesse cambiare in qualche modo, e non ti nascondo che anche il comizio di chiusura fatto dal Movimento 5 Stelle proprio venerdì sera, dove in qualche modo Grillo metteva un po' le mani avanti dicendo noi abbiamo comunque fatto tutto il possibile, possiamo anche perdere, quindi forse lasciava un po' intravedere qualcosa di diverso. Invece poi il dato è stato comunque chiarissimo, gli italiani si sono espressi in maniera inequivocabile e quindi c'è comunque questi 18 punti percentuali in più che in qualche modo sanciscono in questo momento la fine di questo, oggi leggevo diversi editoriali, la fine un po' del renzismo, no? Di questo uomo che guarda dall'alto verso l'uomo il basso, solo al comando, e quindi in qualche modo sicuramente una stagione che possiamo dire conclusa. Poi adesso dovremo capire cosa succederà, quali saranno gli scenari, cosa farà anche Renzi, se in qualche modo, come in tanti consigliano, farà qualche passo indietro, oppure se in qualche modo vorrà condizionare la scena politica, anche perché non dimentichiamo che comunque il Partito Democratico ha la maggioranza sia alla Camera che al Senato, quindi dovrà avere comunque un ruolo importante in questa fase che dovrà portare necessariamente alle prossime elezioni prima possibile, per ridare un po' di equilibrio e di stabilità di una situazione che, come dicevi tu, stando anche sul territorio, sono un umile amministratore locale, però è chiaro che abbiamo bisogno tutti di risposte certe, di tempi rapidi e in qualche modo di snellimenti anche di pratiche burocratiche che ci complicano la vita anche nei nostri piccoli comuni. Torniamo con Giovanni, ecco, adesso il dopo, quale sarà? Anche perché tu sai che giustamente adesso tra chi ipotizza le elezioni, quello che è stato un po' il programma che ha fatto 5 Stelle, già con idee ben precise, lo stesso Salvini, tutti sono pronti, però giustamente diceva Massimo, adesso anche il PD dovrà, vista la sconfitta, penso avere un minimo di ricompattamento per cercare di prendere delle decisioni immediate, perché adesso l'italiano aspetta, cioè non è che possiamo adesso così collarci sugli allori, vabbè abbiamo vinto, adesso?
Naturalmente il PD, come ha già fatto durante il governo Monti, sarà necessariamente presente se ci sarà, come è molto probabile, un governo tecnico, perché la legge di stabilità incombe, si deve anche rivedere la legge elettorale. In questo momento c'è un mostro, cioè l'Italicum alla Camera e il Consultellum cosiddetto al Senato, quindi ci sono alcune scadenze da rispettare oltre agli impegni internazionali, gli appuntamenti, le riunioni con Sessi e così via. Quindi il PD probabilmente dovrà di nuovo tirare, come si dice, la carretta e dovrà farlo forse in un governo tecnico a guida Padoan, a guida Piero Grasso, eccetera. Si dovrà mettere mano alle regole e già questo è lo scoglio più difficile. In fondo la legge di stabilità era quasi pronta. Fare una legge elettorale in Italia esalta il tutti contro tutti dell'arco costituzionale, soprattutto dalla Seconda Repubblica in poi, nel senso che prima nella Prima Repubblica forse un accordo era possibile. Oggi c'è un caos abbastanza diffuso e quindi questo passaggio della legge elettorale sarà la prova più difficile e quello anche inevitabile. Il Movimento certo. 5 Stelle è l'unico che ha detto di essere disposto a votare anche così, quindi con l'Italicum e il Consultellum. Difficilmente però si potrà ascoltare uno solo, quindi un solo schieramento, e allora si dovrà effettivamente uniformare, omogeneizzare, no? Esatto. In realtà rendere omogeneo il sistema elettorale, e quindi questi sono passaggi obbligati. Dopodiché ci aspetta effettivamente così una terra incognita sia del risultato delle eventuali prossime elezioni, non sappiamo se saranno nel 2017 la scadenza naturale del 2018, sia di un governo che verrà, perché in fondo Forza Italia è molto scesa rispetto al passato, altrimenti avremmo ipotizzato il ritorno di Tremonti, il ritorno sì. Di quei personaggi e di quei governi, ma oggi è difficile immaginare il ritorno di quel governo, per cui non sappiamo davvero che cosa ci aspetta. Per chiudere con Massimo, ecco, quello diceva un po' Giovanni, se sei d'accordo, quello che sarà il dopo, quello che potrebbe essere l'immediato. Ma guarda Carlo, intanto il dato che in qualche modo ci deve far riflettere è che oggi ragioniamo, anche durante le varie trasmissioni che questa notte ci sono state, le varie dirette, si ragiona come se ieri ci fosse stato un appuntamento elettorale politico, nel senso non dimentichiamo che ieri era un referendum esatto. su una riforma costituzionale certo. che poi ha preso chiaramente, anche per errori fatti dal Premier e comunque per decisione discutibile, ha preso questa valenza importante politica che in qualche modo adesso ci deve far ragionare sui possibili scenari che hanno portato alle sue dimissioni, che poi verranno formalizzato ufficialmente oggi sì. Ma che però adesso ecco aprono scenari sicuramente difficili da leggere, da interpretare, perché come dicevi tu prima dobbiamo capire il PD cosa farà, perché ci sono delle fratture che secondo me sono insanabili sì, esatto. quindi su questo sarà difficile mettere insieme questo partito. I 5 Stelle sono già pronti, lo diceva anche Giovanni prima, loro sono già pronti per votare. Salvini già 10 minuti dopo le 11, quando ancora era già pronto, lui: Renzi dimettiti, noi siamo pronti per presentarci davanti agli elettori, quindi in tanti scalpitano, no? Ne parlavamo anche prima in trasmissione, se Renzi è sicuramente lo sconfitto, di vincitori oggi tanti ce ne sono che in qualche modo vogliono portare la bandiera sì, della, sì. Di questo trionfo elettorale. Non saremmo italiani altrimenti. Quindi sicuramente ecco, io confido molto nel Presidente della Repubblica che in qualche modo riesca a gestire questa fase di transizione. A mediare un po', ecco, sì, perché comunque dovrà essere lui a trovare un po' la quadra, ascoltando tutti, come diceva prima Giovanni, giustamente, però poi dovrà fare una sintesi che ci consenta di uscire in maniera il più possibile indolore da questa fase che non ti nascondo mi preoccupa un po', perché comunque adesso aspettiamo ovviamente tutte le varie aperture delle varie borse, i mercati come reagiranno a questa situazione, qualche sentore c'è, quindi anche oggi Padoan non si presenterà comunque all'Eurogruppo, quindi sì. Dal punto di vista internazionale credo che sia inevitabile che ci siano ripercussioni, speriamo come dicevo che siano il più indolore possibile. Ok, io ringrazio te Massimo, ringrazio Giovanni, è stata veramente una grandissima sorpresa, anche da tanto abbiamo scelto il momento opportuno per poterlo invitare. Grazie, buona giornata grazie. E grazie a voi per l'ascolto come sempre.